ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Fuggire dal proprio paese per arrivare in Italia, provando a trovare un lavoro e rifarsi una vita. Un'esperienza questa che accomuna i tanti migranti che ogni giorno cercano ospitalità nello stivale. Secondo i numeri diffusi dalla Caritas italiana nel rapporto Immigrazione 2022, i migranti internazionali sono 281 milioni e tanti di questi scelgono proprio l'Italia come meta da raggiungere. La principale causa dell'aumento dei flussi migratori è dovuta all'acuirsi e al protrarsi di molti contesti di crisi nel mondo. Nella giornata internazionale dei migranti, che come ogni anno si celebra il 18 dicembre, la nostra Ludovica Pelliccioni ha incontrato Saïd Ezzahari, un uomo marocchino che ormai da oltre 20 anni vive a Nereto. È proprio lui a portare la sua testimonianza. Da 2000 che io sto qua, ho lasciato il mio paese perché il mio paese è il lavoro che sta... non benino, non è bene, non è male, benino, però ho venuto qua per migliorare, per vado avanti. Prima non c'ho la famiglia, però grazie a Dio, quando ho venuto qua in Italia, sposato, ho fatto un figlio, ho fatto pure una casa al Marocco e sto lavorando meglio di quando stavo là, perché lavoro là, che un giorno guadagno, un giorno no, però qua che voglio lavorare, il lavoro ci sta, però grazie a Dio che loro aiutano a noi stranieri, perché siamo comunità africane, e gli africani, uno che va avanti, che vuole lavorare, il lavoro ci sta, però quelli che non vuole lavorare, lavoro che non gli piace, però il lavoro grazie a Dio ci sta. Per Saïd non è stato facile lasciare il Marocco. Ho lasciato mia famiglia, quando io ho uscito, quando un bambino, ho uscito l'età di 18 anni, perché è andato pure in altri paesi, è andato in Libia, è andato pure in Belgio, è andato a Francia, è andato pure in Spagna, ha lavorato in tutti i paesi, però grazie a Dio che è andato male, perché io ho lasciato mio padre, è morto, ho lasciato mia mamma, è morta, ho lasciato fratelli, è morti, grazie a Dio, perché io se rimango là io soffro di più, però quando io sto qua va bene, grazie a Dio perché ho una famiglia, grazie a Dio che ho una famiglia. Dopo tanti anni in Italia, per Saïd tornare in Marocco sarebbe ormai impossibile. No, ormai io ho abituato qua quasi 26 anni che sto qua, come fai a vivere là, perché non si può, non. Allora, come qua, quando vai all'ospitale, appena entri lo fanno o straniero o italiano è uguale, però quando vai al Marocco un'altra cosa, se tu non c'hai soldi, non, prima cosa, quando vuoi entrare all'ospitale ci vuoi pagare, però qua no, un'altra cosa, capito? Però per vivere in Marocco no.